Eccoci qui ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci facciamo un bel news reaction, quindi ci andiamo a leggere insieme un po' di news finanziarie per vedere quelle utili per gli investitori e quelle invece meno utili che possiamo prendere, titolare e cestinare, perché totalmente inutili per quello che ci serve a noi per investire. Questo esercizio ci serve per cercare di capire che dovete filtrare, perché della roba che c'è scritto la maggior parte serve sempre. Quindi iniziamo, partiamo oggi da Milano Finanza. Ovviamente non me ne vogliono i redattori di Milano Finanza, un abbraccio, vi vogliamo bene, ci piacciono, stanno simpatici. Facciamo semplicemente uno screening delle news più importanti per noi che siamo investitori col sale in zucca. Va bene. Mi raccomando ragazzi, prima di iniziare, due cose, se no mi inferocisco come una iena inferocita. Una, iscrivetevi al canale. Due, attivate la campanellina. Tre, commentate. Quattro, condividete il video. Cinque, mettete like. Sei, andate a guardare sotto in descrizione, perché vi metto link utili per risorse gratuite per imparare ad investire, piuttosto che il calendario per prenotare una call gratis senza impegno con me per valutare i percorsi formativi che possono essere più adatti per le vostre esigenze. E poi ci sono link e altri video utili qui sul canale. Detto questo, possiamo iniziare. Andiamo a vedere gli amici di Milano Finanza quello che scrivono. Partiamo da qui. Consiglio europeo, si prepara la guerra, gli europei lo sanno. Lo sappiamo, lo sapete, il consiglio europeo si prepara la guerra, notizia abbastanza inutile per gettare un po' di manico. Il Consiglio europeo si prepara alla guerra, chissà che succede, cioè notizia da cestina, è inutile, non mi farà guadagnare di più, non mi farà trovare un lavoro migliore, non mi farà guadagnare di più con gli investimenti, domani devo sempre un lavoro e non mi è assolutamente niente. Però giornali di base vendono attenzione, vendono pubblicità, quindi devono attirare l'attenzione. Le notizie negative ovviamente tirano di più rispetto a quelle positive, quindi troveremo sempre notizie allarmanti. Poi diretta da Wall Street, borse americane gli è ribasso, Jobs 2004, ma Donald Trump debutta sul Nasdaq con la sua Trump Media. E che ce ne frega a noi, meno 0,4%, siete investitori di lungo termine, me ne frega zero, siete trader, sicuramente non guardate, non leggete i giornali, per cui notizia completamente inutile. Il fatto che Donald Trump debutti con la sua Trump Media, anche ce ne frega niente, sicuramente nel momento in cui vengono quotate le aziende sono occasioni per essere vendute, perlomeno nell'immediato, da chi ha investito prima a chi, ai poveri investitori che arrivano dopo. Quindi tutto dipende dall'hype che i media generano dalla quotazione di un titolo. Più hype c'è, più domanda c'è, più prezzi salgono e possono passare azioni di mano dai nuovi investitori a quelli vecchi che liquidano. Poi quando finisce l'attenzione, finisce la domanda, i prezzi si spostano, vanno giù tipicamente nei mesi successivi. Team è stato in borsa in attesa della rete, spunta una data per il closing, trasferimento del debito, anche qui dopo che ha perso il 99% in 20 anni, dopo che perde l'80% in 20 anni e che salga in borsa ci fa un po' sorridere. Evitiamo di dirlo, di lasciare speranze ai tuoi poveri investitori. Banche, la locomotiva tedesca tira il freno, migranti sbagliano 400 milioni, immobili della controllata cambia qui. Vabbè, sicuramente non da cliccare. Borsa americana, vendite dei manager ai massimi dal 2021. Oh mio Dio, i manager stanno vendendo vagonate come avevano fatto nel 2021. Ecco perché può essere il primo segnale per il mercato. L'unico cattivo segnale per il mercato, per quanto mi riguarda, è questo titolo. Nel senso che il fatto che i manager vendano non vuol dire assolutamente niente. I manager non sono tecnici finanziari, i manager non sono esperti di finanza, i manager sono persone normali che vendono perché magari hanno bisogno dei soldi per comprare casa o perché magari hanno bisogno dei soldi per mandare figli all'università, non di certo perché sanno quello che farà il mercato nei prossimi mesi. Qui notizia totalmente inutile. Borse oggi in diretta, Piazza Affari in rialzo 0,9 con riserve meno 5 di vabbè. Un aggiornamento. Analisi. Cyber Berenberg alza il target price ma avverte, cioè prima alza poi avverte. Vi dico che sale, però vi dico ecco cosa succede se fonda 500 milioni viene convertito in azioni. Che succede? Si annacqua l'azionario, viene diluito l'azionario, quindi non un bellissimo segnale per gli azionisti. Ma però è alzato il target, cioè da una parte alza dall'altra bassa, va bene, così non ci sbagliamo. Acquisizioni, Unicredit, la prima a muoversi con una fusione, ecco quale banca dovrà, vabbè, fusione Unicredit, non ci interessa. Borsa, Piazza Affari, promossi e bocciati dopo le trimestrali, ecco chi può crescere ancora in borsa e di quanto. Chi è che può crescere? Chi è? Chi è? Scusate, qui ci voglio venire sopra. Capponi e Dalmaso, Elena Dalmaso, che saluto, se vuoi il contributo, mi piacciono, però
se sanno quali quelli che possono essere ancora, che possono crescere ancora in borsa, ci facessero vedere i loro portafogli di investimento che hanno battuto il mercato negli ultimi 10 anni, 5 anni, bastanti, basta, ci facciamo vedere che investono, perché così ci fanno capire se hanno davvero delle doti divinatorie di previsione di mercato. Vabbè, altrimenti evitiamo. Provassi bocciati però può andare bene, provassi bocciati, cioè nel senso, chi ha fatto poi le trimestrali, i bocciati ok, però chi può crescere ancora non siete certo voi che me lo dovete dire, ce lo dovete dire, perché da quando conta di più di chi è cazzo, va bene, enorme, va bene, andiamo avanti. Milano Finanza, 242.000 abbonati, bravi, bravi. Antitrust, Apple deve segnarsi, va bene, Trump debutta, ok, Equita SIM sale senza affari promosso da Intesa, è una promossa, siamo a posto. Tecnogym chiude il 2023, cresce alzando e alza il dividendo, questo è buono, cioè nel senso non Tecnogym in generale, è buono quando un'azienda da una parte cresce, alza il dividendo, guardate Facebook, non di alzare il dividendo, ma di mettere il dividendo, partita in borsa, salita altissimo, oggi il dividendo è dell'1% tipo sui prezzi attuali, ma per chi c'è come me, il dividendo di oggi non è dell'1%, è di oltre il 5%, quindi è un bel dividendo. Che poi mi interessa in realtà dividere così per ragionare, quindi sono stati importanti questi, no? Questa notizia, perché da Tecnogym mi ha fatto attrezzature, ma anzi, vabbè, comunque la riforma del TUF serve per rafforzare l'indipendenza della Consob, va bene, ci piace, record di dividendi, le 50 azioni di Piazza Affari che rendono fino al 12% il super titolo da 36, vi spero un segreto, i dividendi no, non va bene, non vanno, cioè comprare e prendere le azioni solo per il dividendo e pagarci il 27% di tasse, no, buono, meglio un ETF ad accumulazione e ve lo create voi il dividendo, quindi tra Italias no, non fate niente. Generali renderà il 37%, vabbè, Panetta, Banca Italia, l'Italia deve ridurre il debito in modo credibile e costante, BCE verso il taglio di tassi, sto dicendo, questo qui lo possiamo leggere, che debba ridurre il debito mi sembra abbastanza evidente che lo farà mai in un giro, quindi in modo credibile, va bene, BCE verso il taglio dei tassi, 3 tagli dei tassi quest'anno inizia, tra l'altro la banca svizzera proprio a fare il primo taglio dei tassi, e abbiamo invece il Giappone che è uscito dai tassi negativi, ha messo fino a 20 anni di tassi negativi, probabilmente adesso seguirà la Fed con 3 tagli di tassi quest'anno a partire da giugno fino a dicembre, vediamo, poi la BCE di solito segue, va e fa quello che fa la Fed, ma va un po' in ritardo, quindi dopo, va bene. Stevanato, Pharma, amplia il flottante su NYSE, chiamatelo come volete, numero di azioni disponibili sul mercato, notizia interessante. Valentino, Bruxelles, Israele, auto, il settore è lento sull'elettrificazione delle emissioni, ma i titoli sono in rally, ecco chi scegliere secondo Citi, meno male, non battete il benchmark, manco per sbaglio, ci date consigli su chi scegliere, questo mi piace. La commissione apre un'indagine contro Google, Meta e Apple per sospette violazioni del digital market. Va bene, tanti auguri. Oh, dimmi questi siti. Andiamo a vedere. Unicredit, possibile fase accumulativa, ma qua proprio entriamo nell'inutilità più totale. FTSE MIB, spunti operativi per il 25 marzo. Secondo voi, i trader leggono gli spunti operativi? Secondo voi vi dà un qualche vantaggio questo? No, assolutamente no. Pericolosa discesa sotto i 33,7. Cioè, no, questa roba qua dovete assolutamente, non per chi la scrive, perché è completamente inutile, cioè per chi la legge è totalmente inutile, 100% inutile. Vedere qua, poi azioni, va bene, Bitcoin è il momento di cogliere l'opportunità? Adesso, a 70.000, no, dai, 18.000 no, adesso è l'opportunità. Aspettiamo un po' più di giornali mass market, te ne parlino per poi prendere magari. Bene il FTSE MIB, bel titolo. L'evoluzione delle filiere produttive e il capitale circolante, va bene. In attesa dati sull'inflazione, spera. Qua arriviamo alle marchette, arriviamo alle pubblicità. Importante ancora qui l'inutilità. Occhi puntati di inutilità, che occhi puntati, che guardate, 152, che è? Che c'è? Che ci passa? Puntate qui, guardate forte e fate i soldi. Possibile fase accumulativa, va bene? Sponsor timing, l'angolo delle marchette, un ETF che racchiude più megatrend, al rialzo sulle utilities senza rischio, mamma mia ragazzi, che roba, cedole mensili e protezione rafforzata, ma che è?
la protezione rafforzata, ma che è un panino rafforzato? Non è tasso fisso da Intermonte e Barclays, buona articolazione con Sara scesa più rete 85, però di questo qui a qua per se siamo proprio sulle marchette, vabbè, quindi abbiamo oltre i confini da Volipo Renat di Lottomatica, la strategia della G Guglielmo Angelozzi, vabbè, la direttiva di lui lancia un'indagine contro Apple, abbiamo detto, va bene, il terremoto dei direttori creativi, va bene, bla bla bla, borsa uso, quanto continuerà la corsa? Grazie, me lo dite voi in Italia? Chi è che me lo dice quanto continuerà la corsa? Le strategie dei gestori dei fondi che da gennaio rendono fino al 14%, cioè i fondi che di base non battono il benchmark. Però qua condividiamo le strategie dei fondi che da gennaio rendono il 14,7, cioè il mercato ha fatto il 20, ma loro 17, quindi cioè strategie da fare. Il risparmio privato deve essere indirizzato all'economia reale, ne arrivano nuovi strumenti, andiamo bene qua da preoccuparsi per... se fanno come io lo so che roba stanno a fare con private equity, purtroppo va bene, da molto il nuovo fondo per piacere l'esposizione agli emergenti, dai, Fideuram, tanta reclutamenti, dai, e giù con Fideuram, dai, avvenne alla dinamica logica come possono cambiare gli investimenti nell'intelligenza artificiale, e va bene, e poi gioielli, insomma, infatti una bella panoramica di notizie. Secondo voi è utile leggere queste notizie? Allora, se lo fate per curiosità, va bene, un minuto al giorno, se lo fate perché volete guadagnare soldi, ragazzi, c'è un problema. Ma non guadagnerete più soldi leggendo finanziari, non vi darà un tono leggere Milano Finanza o loro altri, un gioco loro ruolo inizi le sanno e quindi fanno bene, bravi, però noi che siamo investitori ce ne sparte zero, cioè proprio veramente tutta roba completamente inutile che non ci serve, vuole spettaculesse, chi vuole leggere questo, leggere la stessa identica cosa, veramente, soltanto che chi parla di si dà un tu leggi chi guida Milano Finanza, bravo, sono più bello. Però all'atto pratico ci serve veramente, veramente, veramente niente. Detto ciò, se siete appassionati di finanza, invece di parlare dietro sta roba qua, diventate consulenti finanziari, così aiutate ovviamente le famiglie ad investire correttamente, alle persone ad investire correttamente. Potete iscrivervi al nostro master se non l'avete mai fatto. Sotto in descrizione c'è il link per prenotare una call gratis senza impegno direttamente con me, che vi spiegherò come funziona. Quindi candidatevi e poi noi ci vediamo al master, perché oltre al master poi potete lavorare anche con noi, con la IOBS SCF, che è la più grande società in Italia di consulenza finanziaria indipendente. Detto questo, amici cari, due cose: iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, se no divento feroce come una iena inferocita. Condividete il video, commentate, leggerò i vostri commenti, date idee per i prossimi video, mettete like, fate quello che vi pare. Noi ci vediamo alla prossima. Sono tornati a tutti, ciao.